adesso torna alla carica, magari con qualche chance in più di ottenere effettivamente una minima, ma minima condivisione della gestione dei clandestini e dei profughi che stanno sbarcando sulle coste italiane, però, ripeto, siamo ancora nel campo totale delle ipotesi. È vero che Juncker si è così intestato in qualche modo la volontà di cercare di risolvere, almeno da un punto di vista formale, forse non sostanziale, la questione anche per toglierla probabilmente così, da sotto i riflettori. Però l'unica nota positiva che noi vediamo è finalmente, con il solito ritardo, che la Mogherini, non il governo italiano a questo punto, ma la Mogherini, è andata all'ONU a chiedere di intervenire con la forza nei confronti appunto dei migranti, di chi sfrutta la tratta dei clandestini. Ci riuscirà? Probabilmente sì, se russi e cinesi non si metteranno di traverso e non mi pare ci siano le condizioni, probabilmente si otterrà una sorta di via libera. Mi auguro non solo a colpire i barconi, perché è veramente una cosa di de minimis per contrastare il traffico dei clandestini, ma anche probabilmente per istituire quello che noi chiediamo da tempo e l'ONU stesso ha in qualche modo suggerito al governo italiano, cioè al governo italiano e non solo, anche agli altri stati europei, di istituire una sorta di blocco navale. Quello sarebbe effettivamente l'unica vera soluzione pratica per fermare questi viaggi della morte, per fermare quindi anche le morti che accadono nel Mediterraneo, istituire laddove sia possibile, quindi in zone sicuramente non a rischio, non in prossimità di scenari di guerra, dei campi profughi sotto l'egida dell'ONU. Se questo riuscirà in qualche modo ad essere ottenuto nelle prossime ore da parte dell'Unione Europea, sarà l'unico vero risultato pratico, perché da parte invece interna, diciamo così, dell'Unione Europea, mi pare che continuano ad esserci tante belle parole, ma poi, se si parla di condivisione, di distribuzione di 20.000 clandestini, presunti profughi, anche perché poi sono da verificare se hanno le condizioni per una protezione internazionale, parliamo di meno di un quindicesimo rispetto a quelli che sono gli arrivi degli ultimi 18 mesi. Quindi, se Chiaro. si vogliono dare delle soluzioni, bisogna guardare anche alla drammaticità dei numeri. I numeri parlano di 300.000 persone. Se si parla di gestirne 20.000 da distribuire in 28 paesi, stiamo veramente prendendoci in giro.